L'Istituto di Istruzione Superiore Galilei Campailla di Modica, una scuola dalla forte tradizione ed innovazione, ormai fiore all'occhiello della città della Contea, anche grazie ad un cambio di guardia ed un team di insegnanti di ruolo che mette le proprie conoscenze e competenze a disposizione degli studenti, attraverso una didattica flessibile e innovativa, e non trascura i contenuti della tradizione, ma li valorizza e li coniuga adeguatamente con i nuovi strumenti informatici. Di qui lo slogan tradizione e innovazione. La sezione classica dell'Istituto di Istruzione Superiore Galilei Campailla rappresenta uno degli indirizzi più antichi della città di Modica, essendo stata istituita con il decreto del re Umberto I dell'8 settembre 1878 ed ha sede in pieno centro storico nell'ex collegio di Gesuiti, che costituisce oggi il conferimento delle onorifiche, un prezioso bene culturale per la città intera. È una scelta importante quella che riguarda il passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori. L'indirizzo classico a Modica è un indirizzo che cura soprattutto l'aspetto umanistico. Umanistico fa riferimento all'uomo, infatti non ci si può rapportare con gli altri se non si studia tutto ciò che riguarda l'uomo. Nell'indirizzo classico attenzionano tutti questi aspetti, partendo da quelle che magari possono sembrare lingue inutili, tra virgolette, ma che in realtà non lo sono, perché preparano a 360 gradi su quella che poi sarà la formazione futura. Infatti appunto i nostri studenti nell'arco dei 5 anni conseguono una preparazione tale da poter affrontare poi tranquillamente gli studi universitari. Il liceo classico, ben radicato nella realtà modicana, si propone di studiare, interpretare e valorizzare le esigenze culturali del territorio nella sua dimensione sincronica e diacronica, coniugando tradizione e innovazione. L'istituto infatti promuove la tradizione culturale del territorio e nello stesso tempo apre alle sollecitazioni del nostro tempo e all'incontro con le culture, anche mediante scambi culturali, viaggi di istruzione, stage. Quest'anno al Liceo Classico di Modica abbiamo avuto accettato questo progetto del MIUR che riguarda il lettorato, per cui abbiamo una ragazza, una studentessa scozzese che è arrivata qui alla fine di settembre e sarà con noi fino al 31 di maggio, per cui questa ragazza, quindi, che parla inglese nella sua lingua, è nelle classi ogni giorno. Questo è un progetto veramente molto, molto importante, perché i ragazzi, vedendo la sua compresenza, sono molto più stimolati a parlare in lingua inglese. Ciao, io sono Sophie, sono una ragazza scozzese e sono qua a Modica, come ha detto Patrizia, per un anno per fare la lettrice nelle lezioni d'inglese. E questo anno farà anche parte della mia laurea in Scozia. Mi sento molto grata di aver avuto questa opportunità di immergermi in un'altra cultura e anche di poter condividere qualcosa della mia cultura in Scozia. Mi sto trovando molto bene a Modica, è una bellissima città e anche più in generale nel liceo mi sto trovando molto bene. Ovviamente all'inizio ero un po' ansiosa, però tutti mi hanno messo molto a mio agio, mi sento molto a mio agio nella scuola. Anch'io sono una studentessa dell'ultimo anno del liceo classico. Durante il terzo anno ho svolto un'alternanza di scienze forensi a Bologna, organizzata dalla Fondazione Golinelli. È stata un'esperienza molto interessante che mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Anche quest'anno svolgerò un'alternanza appunto all'IMUN di Catania, la simulazione delle Nazioni Unite, dove è un'attività che mi permetterà di approfondire lo studio dell'inglese e conoscere nuove personalità e nuovi punti di vista. L'impegno principale è di creare e sostenere una comunità di apprendimento formata da persone autonome, consapevoli e responsabili, impegnate nella costruzione di saperi e valori condivisi per partecipare in modo critico e attivo alla società.
Uno degli aspetti più importanti del liceo classico, diciamo, non è da trascurare, è quello di non mettere da parte quelle che sono le materie scientifiche, perché da come si pensa appunto siano importanti soltanto quelle che legano l'italiano, il greco e il latino, quindi è importante appunto dare impegno e costanza a tutto il resto. Consiglio l'iscrizione al liceo classico agli studenti che sono più portati o comunque amano le materie letterarie e umanistiche. E chi soprattutto come me non ha dei progetti chiari per il futuro, e quindi il classico offre un'ampia preparazione e delle solide basi per quello che si vorrà fare in futuro. A frequentare oggi il liceo classico sono principalmente studenti che vogliono ricevere una solida preparazione culturale che li mette in grado di frequentare con successo gli studi universitari e fare carriera. Dopo il conseguimento del diploma di istruzione classica si può infatti accedere a tutte le facoltà universitarie, non solo umanistiche, ma anche scientifiche, giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina, farmacia, economia, psicologia, laboratorio di scienze, ingegneria, architettura, scienze politiche. Inoltre è possibile inserirsi nel mondo del lavoro privato e, con superamento di concorsi, nella pubblica amministrazione. Io sono una studentessa dell'ultimo anno e mi sento fortemente di consigliare questo liceo, perché oltre a formarti da un punto di vista didattico in toto, quindi ti prepara totalmente ad affrontare qualsiasi tipo di facoltà universitaria, ti dà la possibilità di imparare anche quelli che sono i principali valori umani e ti fa così inserire totalmente nella società, anche grazie alle numerose attività che ti permette di fare. Viene il liceo classico perché non è soltanto un istituto dove si studia varie materie come ad esempio l'italiano, scienze e via dicendo, ma anche perché è un posto dove si cresce, anche la propria mentalità cambia, dove si possono apprendere vari punti di vista su determinati argomenti come l'LGBT, ma anche diciamo diverse culture e religioni. Quindi diciamo che è una scuola che servirà per la vita, per il futuro e non soltanto per la nostra istruzione.